tutti o bentornati. Io sono Vanessa e questo è il mio piccolo spazio dedicato agli italiani all'estero, più esattamente agli italiani in Germania. Ebbene sì, eccoci qua con l'ultima ricetta e quindi l'ultimo video per quest'anno. Allora, io ho ben pensato di proporvi due dolci natalizi. Non sono dolci tradizionali. Uno è una mia invenzione in cui ho unito i sapori natalizi tedeschi alla ricotta, che è un nostro ingrediente, e è uscita fuori una bomba. Il secondo è invece un budino al latte condensato venezuelano che fa parte della tradizione della mia famiglia, perché mia nonna ha una sorella in Venezuela e tantissimi anni fa ha mandato la ricetta, e quindi da che io ho ricordi l'abbiamo sempre mangiato. Quest'anno ovviamente non me lo farà mia nonna, ma lo farò io per voi. Allora andiamo! Adesso che le mele stanno cuocendo, è arrivato il momento di svelarvi che cosa stiamo preparando esattamente. Si tratta di un dessert al cucchiaio che non ha bisogno di cottura, a parte le mele, che io ho pensato di presentare nei bicchieri. Come base per il nostro dessert
voluto abbinare questi biscotti Lotus che sono al caramello e cannella, e so che la cannella non piace a tutti, e quindi sono qui pronta a darvi un'alternativa. Potete cambiare l'aroma della cannella con la vaniglia, e quindi mettete la vaniglia nelle mele al posto della cannella, e al posto di questi biscotti potete usare i vanille cubes, che sono le mezzelune alla vaniglia, appunto. Se la ricetta vi interessa e quindi volete usare proprio i biscotti fatti in casa e non comprarli, la trovate nella mia pagina Instagram. Ausgemacht von Vanessa. Eccoci arrivati alla fine di questo video. Io spero vivamente che questo video e queste ricette vi siano piaciuti. So che non ho proposto delle ricette tradizionali, ma essendo che sarà un Natale speciale un po' per tutti, ho pensato di portare a tavola dei dessert altrettanto speciali. Io vorrei augurarvi tante cose, ma vi mando semplicemente un grande abbraccio. Buone feste!